Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Signori miei, dopo che mi avete fatto in tantissimi questa domanda, ho deciso di portarvi un video nel quale vi enuncerò finalmente il team che io personalmente andrò a prendere in Pokémon Sole e Luna. Prima di iniziare vi anticipo che questo format è stato portato per la prima volta in Italia da Rocket 25 e nel caso non lo conosceste, ma immagino che lo conosciate dato che la maggior parte dei miei iscritti sono anche i suoi, trovate il canale in descrizione. Detto ciò, direi di iniziare subitissimo. Per questa generazione, per la settima generazione, ho deciso di mantenere una particolare linea guida per quanto riguarda il mio team. Andrò infatti a prendere quelli che secondo me sono dei Pokémon molto originali, favorendo questo aspetto rispetto magari al fattore bellezza. Proprio per questo motivo non andrò a prendere Decidueye come molti, ma virerò le mie scelte su Primarina, l'evoluzione finale di Poplio, nonché starter di tipo acqua. Che dire, ho già elogiato Brion tempo fa in un mio video, nel quale parlavo bene di questo Pokémon, del fatto che potesse avere un'ispirazione molto più profonda di quanto si pensasse. Beh, diciamo che Primarina mi ha convinto sicuramente un pochino meno di Brion, ma comunque lo trovo un Pokémon molto interessante, un Pokémon fuoco ispirato a una superstar, a una star del cinema, come potrebbe essere una star, una pop star, insomma. La trovo un'ispirazione molto interessante e un Pokémon che potrebbe rivelare qualche bellissima sorpresa all'interno del gioco. Inoltre, la copiata di tipo acqua folletto la trovo veramente azzeccatissima, in quanto permette sia al tipo acqua che al tipo folletto di sopperire ad alcune debolezze che li contraddistinguono. Ad esempio, il folletto riuscirà a resistere un po' meglio al tipo metallo, in quanto il tipo acqua lo contrasta. Detto ciò, questo Pokémon qua di certo forse non è bellissimo nell'aspetto, ma la sua originalità lo fa entrare di diritto nel mio team. Un motivo anche per il quale questo Pokémon è entrato nel team, se devo essere sincero, è che non volevo farmi sfuggire un altro Pokémon molto particolare. Sto parlando infatti di Lurantis, Pokémon di tipo erba. Lurantis l'ho amato fin dal primo giorno, un Pokémon che ricorda in un certo senso Scyther per via delle sue chele, ma che trovo abbia un design veramente veramente originale. Forse non è proprio bellissimissimo e probabilmente non è neanche lo stereotipo classico del tipo erba, ma proprio per questo mi sono innamorato di questo Pokémon sin dal primo giorno. Devo ammettere che in realtà l'entusiasmo per questo Pokémon è un po' scemato col tempo, ciò nonostante ritengo che possa essere un degnissimo membro della mia squadra e che è riuscito addirittura, grazie alla sua originalità, a soppiantare il buon Decidueye. Questo Pokémon veramente mi ispira tantissima fiducia, un design così originale per un tipo erba sinceramente non l'avevo mai visto, o se l'ho visto veramente veramente raramente. Questo Pokémon rosa che ha molto del folletto, con quei pantaloni che ricordano in un qualche modo una sorta di clown, penso che siano un fattore a favore di questo Pokémon rispetto a un fattore contro che molti hanno evidenziato. Inoltre il fatto che questo Pokémon sia anche un Pokémon dominante all'interno del giro delle isole mi fa pensare che possa possedere una certa importanza anche a livello di statistiche. Inoltre, aggiungo, completerebbe secondo me un po' Primarina. Difatti il fatto che abbia chele mi suggerisce che sia un attaccante per lo più fisico, mentre Primarina, perlomeno dai trailer, abbiamo visto che utilizza semplicemente attacchi speciali e quindi molto probabilmente questi due Pokémon riusciranno a completarsi insieme e a formare una coppiata davvero interessante all'interno della storia. Il terzo membro del mio team, il tipo fuoco, va all'evoluzione di Salandit, che probabilmente sarà il mio Pokémon preferito di settima generazione. Anche in questo caso ho adorato l'ispirazione che ha portato a creare questo Pokémon. Un Pokémon per certi versi femminista, un Pokémon femmina che comanda
sui suoi sudditi maschi, un po' come faceva Vespiquen con i combi. In questo caso però c'è qualcosa da aggiungere in più, perché l'ispirazione di questo poco non è semplicemente quella di una regina, ma di una regina molto in particolare. Sembrerebbe infatti, o se non lo è appunto, richiama moltissimo la regina egiziana Cleopatra, regina che visse a cavallo tra l'avanti Cristo e il dopo Cristo e che morì a seguito del morso di un'abside. Questo potrebbe ovviamente spiegare il suo tipo veleno, e davvero ho trovato questo Pokémon geniale nella sua semplicità. Ha un design semplicissimo, è vero, forse non è stupendo e magari da Salandit ci aspettavamo anche qualcosa di diverso, ma detto ciò, questo Pokémon rimane sicuramente fisso nel mio team. È stato il primo Pokémon da quando è stato annunciato Salandit che ho deciso di mettere nel mio team, e così sarà fino alla fine. Per non parlare poi dell'abilità di questo Pokémon, che potrebbe sconvolgere un metagame nel quale i tipi metallo hanno sempre dominato, grazie a questa abilità i tipi metallo non saranno più immuni al veleno e di conseguenza, signori miei, oltre ad essere un ottimo Pokémon per l'avventura, lo spero perlomeno, sarà devastante all'interno del competitive, ne sono davvero 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 sicuro. E poi per un amante come me della storia antica, un Pokémon che richiama una regina dell'antichità non può assolutamente mancare all'interno del mio team, è un'occasione che non potevo farmi sfuggire. Il quarto Pokémon, il tipo elettro del mio team, sarà Vikavolt, uno dei primissimi Pokémon rivelati di Pokémon Sole e Luna, ma che mi ha colto subito per il suo design molto accattivante e per, diciamo, queste sue particolari abitudini. Infatti sembra essere un Pokémon che sfrutta le sue pre-evoluzioni, che sfrutta i membri quasi più deboli della sua colonia per attaccare i nemici, per ricaricarsi. Insomma, un Pokémon che è un po' del malvagio e che per questo motivo mi affascina particolarmente. Questo Pokémon appunto utilizza Carjabug per ricaricarsi e nel momento in cui volando deve acquisire più velocità non si farà problemi a lasciare cadere Carjabug nel vuoto. Potrebbe sembrare molto sadico da parte mia, però ho davvero apprezzato questa connotazione maligna di questo Pokémon e soprattutto ho apprezzato il fatto che finalmente sia stato creato un Pokémon coleottero iniziale del gioco con un design davvero 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 originale. Basta le solite farfalline, basta falene, un fottutissimo scarabeo, che cosa bella! Lo trovo davvero fatto bene, il tipo elettro è azzeccatissimo. Poi quando gli ho visto utilizzare la mossa falce cannone, signori miei, non ce n'è stato più per nessuno. L'ho inserito di prepotenza nel mio team, senza considerare poi anche la sua accoppiata di tipi molto molto interessante. Una accoppiata di tipi, quella elettro-coleottero, che permette a questo Pokémon di essere, diciamo, immune alle mosse di tipo terra, anche grazie alla sua abilità levitazione, che riesce a permettere al coleottero di non subire eccessivi danni dal tipo volante e che presenta relativamente poche debolezze, il fuoco e la roccia. Insomma, un Pokémon davvero davvero interessante e che vi straconsiglio se volete provare qualche Pokémon, diciamo, dei primi percorsi. Lui potrebbe assolutamente far parte di uno di quei primissimi percorsi e quindi se volete un Pokémon davvero interessante all'inizio dell'avventura, oltre ovviamente allo starter, direi che Vikavolt potrebbe essere la scelta azzeccata. Un po' come l'evoluzione finale di Pikipek, che però sinceramente mi ha deluso per altri motivi. In effetti questa sarà la prima generazione nella quale il mio team non avrà la presenza di un Pokémon di tipo volante, infatti il quinto membro è Ninetales forma Alola. Ci tengo a precisare che preferisco sinceramente il Ninetales normale, sarà che è il mio Pokémon preferito, ma lo trovo, diciamo, migliore. Ciò nonostante, questo Pokémon è davvero fantastico. Il cambio di tipo da ghiaccio, da fuoco a ghiaccio folletto è davvero qualcosa di interessantissimo. Un'altra accoppiata di tipi interessante,
una accoppiata di tipi che elimina la debolezza del ghiaccio al tipo fuoco, che purtroppo aumenta quella del metallo. Ma signori miei, non vi preoccupate, perché nel mio team vi ricordo che ho dei Pokémon in grado assolutamente di contrastare il tipo metallo, come ad esempio l'evoluzione finale di Salandit. E nulla, Ninetales forma Alola è stata la prima forma Alola, credo, rivelata, e forse anche per questo mi ha colpito così tanto. Di certo non mi aspettavo che il mio Pokémon preferito nella regione di Alola cambiasse forma, e questa cosa mi ha fatto innamorare un pochino di questa forma Alola, nonostante io preferisca comunque la versione, diciamo, di Kanto. In generale il cambio di questo Pokémon mi ricorda molto Mystery Dungeon. Infatti, se vi ricordate, il Ninetales di Mystery Dungeon viveva su una montagna di ghiaccio dispersa nel nulla. Questo suo cambio di tipo mi ha riportato alla mente una parte importante della mia infanzia, quella di Mystery Dungeon, e mi ha fatto innamorare di questo Pokémon, proprio anche per questo riferimento che secondo me non è per nulla casuale e che davvero mi ha affascinato tantissimo e molto probabilmente mi porterà a renderlo uno dei punti cardine del mio team. Il sesto membro del mio team, ora come ora, resta un attimino in bilico. Ci sono molti Pokémon interessanti che potrei inserire. Abbiamo ad esempio quello che possiamo definire una sorta di fungo, un fungo molto creepy, un Pokémon davvero molto interessante, che se non dovesse avere il tipo erba, perché di erba ho già l'Urantis, se dovesse possedere ad esempio un tipo veleno, potrebbe benissimo entrare a far parte del mio team, come potrebbe esserlo Oranguru, come potrebbe esserlo Palossand. In questo momento però, se devo essere sincero, il mio appoggio va a Kommo-O, il Pokémon di tipo Dragolotta, che è considerato ormai lo pseudo leggendario, il semi leggendario di turno, il drago di turno, il Dragonite di turno, mettiamola così. Questo Pokémon qua l'ho trovato all'inizio sinceramente molto strano e non mi aveva neanche fatto un particolare effetto, ma vedendolo nel trailer ho capito come Game Freak sia riuscita a conciliare per una volta un design molto complicato, perché non è un design complesso quello di questo Pokémon, alla perfezione. Questo Pokémon ha un design che azzecca in tutto, i colori sono perfetti, la posa che prende in battaglia è perfetta. Insomma, questo Pokémon è ciò che rappresenta, diciamo, uno, secondo me è uno dei Pokémon meglio sviluppati di Game Freak, perché di solito i Pokémon belli, lo sappiamo, sono quelli più semplici. Abbiamo sempre criticato il fatto che ad esempio i Pokémon come Bruxish fossero colmi di dettagli inutili che potevano essere tranquillamente rimossi, e abbiamo sempre detto: perché non fate dei Pokémon più semplici? Ecco, abbiamo finalmente Kommo-O, un Pokémon complicato nel design ma allo stesso tempo perfetto nel suo insieme, e proprio per questo è uno dei candidati principali ad entrare come sesto membro all'interno del mio team. Ci sarebbero tantissimi altri Pokémon che potrei inserire, ci sarebbe Lycanroc, ci sarebbe, non lo so, l'evoluzione di Wimpod, ci sarebbe Passimian, ci sarebbe Slivalli, insomma ce ne sono tantissimi, ma se devo sceglierne uno adesso ad occhi chiusi andrei su Kommo-O. Bene signori miei, il video di quest'oggi è terminato, io spero che vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un mi piace, a commentare e a iscrivervi qua sotto, e mi raccomando scrivetemi nei commenti quale sarà il vostro team per Pokémon Sole e Pokémon Luna. Vi invito prima di chiudere il video a passare dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati su ciò che avverrà su questo canale, e noi ci becchiamo in un prossimo video! Ciao!